Slaves are mine. Their lives are mine. All that they own is mine. Il Tempio di Seti si trova ad Abydos, uno dei siti archeologici più importanti dell'antico Egitto. Abydos si trova nell'Alto Egitto, a circa 10 km dal fiume Nilo. Servì come necropoli per i primi re d'Egitto e poi come luogo di pellegrinaggio per il culto del dio Osiride. È anche il luogo dei riti che venivano condotti in onore dei re e divinità dell'antico Egitto. Tuttavia, il Tempio di Seti I è sempre stato avvolto nel mistero. Si dice che abbia un ancien star Gate, che conduce in mondi diversi. Per aumentare l'enigma, il tempio ha incisioni bizzarre su più pareti che gli egittologi non possono spiegare. Tali incisioni non si trovano in nessun altro tempio. Secondo nuove prove, le informazioni sull'Abydos Stargate potrebbero essere state in bella vista per generazioni, in attesa di essere decifrate. Quali nuove informazioni hanno scoperto gli archeologi? Questo Stargate è collegato ad altre località nel mondo? Unisciti a noi mentre indaghiamo a fondo su questo Stargate nascosto. Spieghiamo cos'è uno Stargate e come funziona se non lo sappiamo. Gli esseri umani sono stati a lungo affascinati dall'idea di universi paralleli e dalla prospettiva di un viaggio istantaneo tra loro. Il programma televisivo di fantascienza Stargate ha reso popolare questo concetto e di recente, nel 2015, la NASA ha ammesso di aver trascorso almeno un decennio esplorando punti di accesso a regioni al di fuori del nostro mondo, del nostro universo e anche oltre lo spazio e il tempo come lo conosciamo. La parola Stargate si riferisce a un ingresso ultraterreno o a un portale che dà accesso ad altre regioni nascoste all'interno di campi magnetici della Terra e dello spazio, pronti a trasportare viaggiatori verso una destinazione oltre i limiti del tempo esistenti. Sebbene lo spazio sembri essere la destinazione più probabile per questi portali verso altri universi, diverse località sulla Terra sono state collegate a specifiche capacità di trasporto, così come apparenti cambiamenti di energia, frequenze insolite e luci o suoni inspiegabili. Un portale spaziale, come un ponte, Einstein-Rosen o wormhole, si forma quando lo spazio-tempo è deformato, sia dai tremendi campi gravitazionali causati dal collasso di una stella, sia dalla mescolanza delle forze magnetiche della Terra e del Sole che si incrociano nello spazio, aiutate da violenti venti solari. Alcuni di questi portali rimangono aperti per lunghi periodi di tempo, mentre la maggior parte è transitoria. Tuttavia, gli Stargate possono essere difficili da individuare. La loro costante instabilità, natura enigmatica e inclinazione ad essere difficili da identificare fa sì che individuarne uno richieda molti anni. Questo ci porta ad Abydos in Egitto e al magnifico tempio di Seti I. Chi era Seti I? Seti I è un faraone meno noto del periodo del Nuovo Regno dell'Antico Egitto. Il suo tempio ad Abydos, d'altra parte, è uno dei più famosi e molti lo considerano il più imponente monumento religioso ancora in piedi in Egitto. L'eredità di Seti I è stata oscurata da suo figlio Ramses II, che è spesso considerato uno dei più grandi faraoni d'Egitto. Seti era un personaggio importante a pieno titolo. Era uno dei faraoni incaricati a ristabilire l'ordine in Egitto e il controllo egiziano sui suoi vicini Siria e Levante, all'indomani delle riforme religiose di Akhenaton. Seti fu anche incaricato di commissionare la costruzione di un magnifico tempio ad Abydos, spesso indicato come il Tempio di Seti I o il Grande Tempio di Abydos. Abydos occupa un posto unico nel paesaggio sacro dell'antico Egitto, poiché si pensa fosse il luogo della sepoltura di Osiride. Di conseguenza, Abydos era un importante centro di culto nei confronti di Osiride. Prima del regno di Seti I, nella stessa area, furono costruiti una serie di templi dedicati a Osiride. Il Tempio di Seti, invece, fu edificato su un nuovo terreno a sud degli altri templi. Il Tempio di Seti era per lo più fatto di pietra calcarea con qualche pietra arenaria gettata per buona misura. Sebbene la costruzione sia iniziata durante il regno di Seti, il tempio non fu completato fino all'era di Ramses II. Questo può essere visto per rilievi raffiguranti Ramses che massacra gli asiatici e adora Osiride. Il Tempio di Seti aveva un altro aspetto che rendeva legittima la sua autorità oltre al culto degli antichi egizi.
Questa era la lista dei re di Abydos, che è stata scoperta e incisa sul muro di un tempio. L'elenco dei re di Abydos comprende i nomi di 76 antichi re egizi predecessori di Seti, che Seti riconobbe come faraoni legittimi. Il tempio di Abydos è la più antica necropoli di questa antica nazione e si pensa rappresentasse il cuore più intimo dell'Egitto. Seti I eresse il tempio che vediamo oggi su un tempio più antico santificato, che potrebbe custodire segreti ancora più profondi. I faraoni egizi avevano fatto costruire una tomba simbolica da mettere in loro onore ad Abydos, anche se la loro era già stata costruita altrove. Gli antichi consideravano il tempio di Abydos la via più diretta verso la tanto agognata vita nell'aldilà. Ci si deve chiedere perché l'ordine di Melchisedec, la fratellanza della legge dell'uno, aveva sede nel tempio di Abydos ed erano conosciuti come i sacerdoti cosmici, ordine tramandato per millenni. Si dice che le origini di questo sacerdozio risalgano al periodo di Atlantide, forse agli albori del mondo sulla Terra. I sacerdoti del Melchisedec furono riconosciuti come veri visionari che impegnarono la propria vita a servire gli altri. Il loro scopo era salvare le anime dalla servitù terrena e salvare l'uomo dalle sue illusioni. I Melchisedec furono i fondatori delle antiche scuole misteriche egiziane. Si diceva che possedessero la saggezza cosmica e le chiavi per l'ascesa dell'umanità. Erano anche i guardiani dello Stargate al tempio di Abydos. Una straordinaria scultura occupa la maggior parte di una delle pareti interne vicino all'esterno del tempio. L'intaglio completo sul muro raffigura un faraone che traina un veicolo simile a una slitta con le ali. Il veicolo Abydos ne ha quattro pilastri recintati e un dispositivo a forma di botte con anelli raffiguranti la divinità Falco Socar, il dio degli inferi. Una strana creatura con strane orecchie sta volando. Alcuni hanno paragonato la testa di questa creatura a un essere usato per controllare gli elementi caotici della natura. La divinità Thoth con la testa di Ibis è rappresentata alla sinistra del faraone. Thoth è il dio della conoscenza, della saggezza e della magia. Poiché gli egiziani credevano che i poteri di Thoth fossero così vasti che raccontano storie in un libro sacro chiamato il Libro di Thoth. Secondo queste storie, una persona che legge il libro può diventare il mago più potente del mondo intero. Dorothy Eady, la famigerata custode del Tempio di Abydos, alla fine del XX secolo ha ricordato di essere caduta in un buco dimensionale all'interno del Tempio e di aver fatto un viaggio nel tempo. Molte persone affermano che, durante i suoi anni in impegno nel Tempio, è stata spesso osservata mentre premeva le mani sui muri, sperando in una porta nascosta che potesse riportarla indietro nel tempo. La frequenza della sua possibile apertura spontanea non è chiara. Secondo la leggenda, l'Abydos Stargate è un ponte naturale per viaggiare nel tempo. Albert Einstein e lo scienziato Nathan Rosen hanno ampliato il concetto nel 1935, sostenendo la presenza di ponti tra lo spazio-tempo utilizzando la teoria della relatività generale. Questi ponti collegano due punti nello spazio-tempo, producendo una possibile scorciatoia che potrebbe ridurre al minimo il tempo di viaggio e la distanza. Le scorciatoie erano conosciute come ponti Einstein-Rosen o wormhole. L'Abydos Stargate sarebbe stato utilizzato esclusivamente per trasferire informazioni dal futuro e o da altre dimensioni fino ad oggi, il che solleva una domanda essenziale. I faraoni lo utilizzavano per viaggiare e inviare messaggi dall'Egitto in tutto il mondo? La grande piramide di Giza di 4500 anni fa si scopre abbia ancora dei segreti da svelare. Utilizzando l'immagine a raggi cosmici, un team internazionale ha scoperto un'enorme camera precedentemente sconosciuta all'interno della struttura. Tre gruppi di esperti hanno scoperto una camera precedentemente sconosciuta dentro alla piramide, sopra la grande galleria. È lunga circa 30 metri, quasi 100 piedi. Lo scopo della struttura è sconosciuto, ma in base alle sue dimensioni e alle sezioni trasversali, gli esperti ritengono che potrebbe essere una seconda grande galleria. Potrebbe anche essere la posizione per uno Stargate, forse collegato al tempio di Seti I, con una tecnologia così avanzata che consentiva loro di guardare attraverso la curva del tempo e dello spazio per intravedere eventi futuri. Forse è per questo che ci sono sculture nel tempio che mostrano tecnologie futuristiche come i veicoli spaziali sottomarini e aerei nascosti su una trave abbagliante verso il soffitto, dove normalmente passerebbe inosservata. Ti sbaglieresti se pensassi che questi fossero gli unici Stargate possibili al mondo. Anuradhapura, la città sacra dello Sri Lanka, sembra un luogo improbabile per una storia fantastica di UFO e incontri soprannaturali. Il sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO, conosciuto localmente come Rajarhata,
Terra dei Re. È stata la prima monarchia fondata sull'isola nel 377 a.C. ed è al centro della cultura buddista dello Sri Lanka. Ora è una delle destinazioni più visitate del paese, attirando ardenti pellegrini da tutto il paese verso i suoi storici templi buddisti e gli enormi stupa a forma di cupola. Ma questa città sacra ospita anche qualcosa di notevolmente più strano, una mappa che si dice sia una mappa per scoprire i segreti dell'universo. Si trova a Ramasu Ayana, Parco del Pesce d'Oro, un antico parco urbano di 40 acri delimitato da tre templi buddisti, Sakwala Chakraya, che si traduce in ciclo dell'universo in singalese. È una parete rocciosa, poco profonda tra le rovine del parco protetto, che ha una circonferenza di circa 1,8 metri. La sua facciata frontale è visibile solo dal piano terra, infatti quattro blocchi sono stati cesellati nella superficie rocciosa piatta proprio per fornire da lì una migliore visuale. Per più di un secolo storici, archeologi e accademici hanno riflettuto sulla mappa e sui blocchi, entrambi di origine misteriosa. Gli esperti hanno ora notato somiglianze tra la carta di Auradhapura e i siti simili in altri paesi, che alcuni ritengono siano Stargate. Secondo la loro idea, la carta contiene il codice segreto per l'attivazione del gateway. La Naradhapura Stargate era quasi identico nel design e nel simbolismo a quelli trovati ad Abu Ghurab in Egitto e la Puerta de Ayumarca in Perù. La vicinanza all'acqua per molti è una prova, come il vicino bacino idrico di Tisaweva, costruito intorno al 300 a.C. e insieme a quello di Abu Ghurab in Egitto e la Puerta de Ayumarca in Perù, proverebbero che nelle vicinanze di uno Stargate c'è bisogno di acqua, così da consentire agli extraterrestri di lavorare l'oro dall'acqua terrestre. Facci sapere cosa ne pensi di questi Stargate e se credi che esistano nella sezione commenti qui sotto.